Buongiorno e ben ritrovati amici ed appassionati di Fanner. Al Pala Olciata si affrontano Olympus Roma e Arcadia Bisceglie. I padroni di casa puntano a confermarsi nelle zone alte della classifica. Gli ospiti invece vogliono i primi punti di questa stagione. È la quinta giornata, girone B di calcio a 5, categoria A Elite. Olympus che si schiera con un completo bianco per le strisce verticali e blu, mentre gli ospiti del Bisceglie hanno un completo rosso e nero. Nell'ultima uscita la squadra di casa è uscita con un ottimo pareggio 2-2 sul campo del Monte Silvano in rimonta, mentre il Bisceglie ha perso in casa 3-0 con il Real Statte, e come dicevamo è ancora in coda alla classifica a 0 punti. Tutto pronto per partire, saranno gli ospiti a dare l'avvio a questa gara. Bisogna ripetere il calcio d'avvio. Palla in movimento al momento della battuta e si parte con il possesso palla di Monaco che lancia in avanti. Riparte subito da Rocha, poi apre sulla destra. Palla in fallo laterale Delgado per De Biasi. Poi Darocia lascia lì con il tacco. Siclari la passa all'indietro per De Biasi, che prova una trama all'interno dell'area di rigore. Arriva alla prima azione subito il primo gol dell'Olympus. Lo firma Dayan Darocia. Pronti via ed è già 1-0 per la squadra laziale. Monaco porta palla e apre poi sulla destra per De Bari, che però viene chiusa e sarà anche lei, è stata a toccare la palla, dunque si riparte con il possesso dei Giustiniani. De Biasi, poi palla sulla destra, riceve il numero 4 Delgado. De Biasi crosseta da Rocha. Delgado, pressione alta adesso della squadra ospite, poi prova ad andarsene con un dribbling. De Biasi crosseta, che però viene stesa dal numero 2 Michela Monaco, dunque calcio di punizione.
all'altezza del centrocampo. Batte corto Delgado, poi torna a ricevere, prova il Nunuk in avanti, spalla alla porta, riceve, prova la conclusione da Rocha, ma c'è la parata con il piede da parte di Martino, poi da Rocha, prova il tocco in avanti, Martino può raccogliere e ripartire. Delgado qui si guadagna il fallo laterale. De Biasi Crosetta per Delgado. Passaggi orizzontali, ovviamente nella propria metà campo non rischiano il tocco verticale. Poi Siclari per De Biasi Crosetta. Si e cercano con Delgado, la palla però è leggermente corta, era scattata la giocatrice con la maglia numero 4, dunque palla persa e può ripartire e impostare Monaco. Campana, Monaco, riceve il numero 2, poi gira per Gomez Alves, cerca una traccia per Campana che però è chiusa, poi prova la conclusione che viene deviata in fallo laterale. Gomez Alves. Prova la conclusione numero 4. Poi la palla finisce direttamente in out e allora continua la pressione delle ragazze di Ventura. Gomez Alves per Monaco, rischia la palla persa, poi ne esce però Campana che torna dal proprio portiere, che rischia tantissimo e è ancora il numero 8 a salvare la situazione. Un po' in confusione in questo avvio la squadra in trasferta. De Biasi Crosetta apre sulla sinistra per Siclari che cercava il taglio di Darocia. Poi direttamente con le mani Martino, la palla intercettata. E allora De Biasi Crosetta, palla dentro, non arriva di un soffio, Siclari in scivolata, però è una partita che già si gioca a ritmi davvero davvero alti. Avanza Gomez Alves, poi trova una compagna che subito tenta di trovare il numero 2 Monaco che però non riesce ad arrivare per una deviazione della difesa. Gomez Alves, viene chiuso da Rocha, poi riparte la squadra di casa, c'è un fallo fischiato sulla ripartenza dall'arbitro e dunque si riparte da De Biasi Crosetta. Siclari, De Biasi Crosetta torna dal numero 7, poi la finta di Darocia, lascia lì con la suola per il numero 4 che si accentra, si allunga però leggermente il pallone, allora può ripartire la Arcadia Bisceglie. Soldano appena entrata sul campo di gioco, apertura sulla sinistra per la conclusione di Guerrero Campana che però è velleitaria. Siclari, Delgado, palla gestita in avanti da De Biasi Crosetta, poi da Rocha, va con il tiro che si spegne sull'esterno della rete, c'è stata deviazione, dunque calcio d'angolo. Palla scaricata indietro, Delgado prova ad alzare la sfera, poi esce Martino e la riesce a spazzare con i pugni. Qui intanto gioco fermo per il colpo ricevuto sull'uscita del portiere della squadra pugliese.
niente di grave per Gomez Alves nella circostanza. Entra anche il numero 20 per Bisceglie, Benete Montufo. Campana Guerrero, Monaco, sempre lei in difesa a gestire, giocatrice davanti al portiere, prova il doppio passo qui Campana, poi torna sulla sinistra dal numero 2 ed è pronta a ricevere, pressione adesso su numero 20 e rimessa dal fondo. Da Roche era andata a pressare alto, allora deve uscire con le mani il portiere, tocca direttamente in calcio d'angolo la difesa delle ragazze di coach Dorto. Calcio d'angolo, palla dentro la sua terra, riceve Monaco ma non può gestire, allora da Roche riparte veloce, tocco sulla destra, esce, la fa sua Martino che poi riparte subito sulla sinistra. Monaco, Benete Montufo, numero 20, all'altezza del centrocampo, riceve nuovamente, poi apre sulla destra per Monaco che tenta una traccia per Gariuolo che però ha controllato con la mano e dunque si riparte con il possesso di De Biasi Croseta. Delgado, Siclari, Delgado apre sulla sinistra, esce con il petto, benissimo, poi la palla che è mantenuta sempre dalla giocatrice Campana Guerrero. Benete Montufo rientra, bellissimo il dribbling, poi in scivolata riesce a darla ad una compagna che però viene chiusa da De Biasi Croseta che riapre sulla destra per Daroce. Vedremo se il numero 30 proverà la conclusione, ci prova ma in due tempi, la fa sua Martino. Pressione alta ancora una volta e allora può ripartire il numero 20, Benete Montufo, che aspetta saggiamente che le compagne di squadra si posizionino nella metà campo offensiva, poi riceve con il sinistro, poi esterno destro. Monaco, Campana cerca un'idea, la difesa è ben chiusa da parte di padroni di casa, infatti riparte De Biasi Croseta, va da sola, poi apre sulla sinistra per Siclari, ma la chiusura di Campana Guerrero è fondamentale. Si resta in zona offensiva per quello che riguarda l'Olympus Roma. Calcio d'angolo, sarà Daroccia a battere, prova il tiro, niente di pericoloso, poi resta lì la palla, la riconquista l'Olympus. Intanto è entrata Giulia Lisi per i padroni di casa, anche Martin Cortés, dunque doppio cambio. Bellucci torna indietro da Sorvillo, dunque addirittura 4 cambi per la squadra di casa. Il tiro sul primo palo di Sorvillo con il piede, para Martino. Lisi torna indietro, scambio con il numero 23, poi la palla girata sulla destra, c'è il tiro con la punta e la parata di Martino sulla pressione anche di Bellucci. Palla riconquistata qui dall'Olympus, apertura sulla destra, palla nuovamente dentro, poi il tiro di Bellucci che chiedeva un colpo di mano, non c'è, allora riparte la squadra ospite direttamente con un lancio lungo del portiere dove però non c'è nessuno, allora nulla di fatto, sale la pressione di Sorvillo e compagne che vogliono raddoppiare in questa partita. Lisi va da sola, scarica sulla destra, Lisi alza il pallone, qua non si capiscono Sorvillo e Lisi e nessuno dei due, delle due va sul pallone. Monaco, Benete Montufo si gira elegantemente, poi il tunnel addirittura
La palla è riconquistata al numero 20, che da quando è entrato davvero sta illuminando le giocate della squadra ospite. Sembra però da sola al momento, contro tutti. Sorvillo. Poi Lisi prova lo scambio con Bellucci. Colpo di mano qui del 23, che riceve anche una ammonizione per aver interrotto un'azione di ripartenza. Intanto cambio, entra Porcelli, fuori Monaco. Porcelli, Campana, Benete Montufo, prova l'1-2 con Campana Guerrero, palla che però non riceve il numero 20. Bellucci, Sorvillo, palla adesso gestita sulla destra da Bellucci. Tentativo di cross, poi lo scarico dietro per Bellucci. Il numero 23 riceve, torna indietro da Lisi. Poi riparte l'Olympus dalla propria metà campo. Sorvillo, Martin Cortés, Sorvillo, Martin Cortés. Pressione su Bellucci, che torna dal numero 14. Martin Cortés. Bellucci, numero 14, riceve sempre in azione di 1-2 quel tunnel. Poi Lisi prova ad andare da sola e a dribblare Gariuolo, però è l'ultimo a toccare, dunque si porta la sfera oltre la linea laterale. Qui rischia tantissimo in ripartenza la squadra ospite, infatti Lisi riprende palla, prova il tiro, ribattuto. Benete Montufo, poi la palla girata sulla sinistra, il tiro, chiaro una deviazione, Gomez Alves, non c'è stata, dunque si riparte con una rimessa dal fondo per Sara Giustiniani. Martin Cortés, Lisi, se ne va sulla sinistra, prova la progressione, poi la palla dentro che resta tra i piedi di Bellucci, che torna indietro da Cortés. Lisi, non si capisce qui la coppia Esposito Bellucci, che perde dunque palla e permette agli ospiti di giocare nella metà campo avversaria. Perde palla però Benete Montufo, che chiede pazienza alle sue compagne. Era da sola contro tre nell'occasione. Cortés, Lisi, Cortés arretra, poi tocca per Lisi, circondata da due giocatrici avversarie, riesce però a uscirne bene. Poi la pressione di Filomena La Rossa, capitano del Bisceglie, che tocca la palla nel fallo laterale. Adesso situazione di equilibrio in campo, erano partite fortissimo le ragazze di coach Dorto. Lisi, tocco sulla sinistra, cerca un'idea Esposito, prova a passare in mezzo a due, si prende calcio d'angolo, calcio di punizione scusate, e dunque sarà una punizione che batterà la neoentrata De Biasi Crosetta. Cortés, Lisi, prova il tiro, il numero 4, la palla toccata da Cortés, poteva essere pericolosa la situazione. Prova il lancio lungo, Benete Montufo, non c'è nessuno però. Sembrava quindi più una spazzata per liberare Esposito. De Biasi Crosetta, Esposito,
prova il tiro alto sopra la traversa. Martino con le mani per Capitan La Rossa, deve girarsi, ci prova, se ne va sulla fascia destra, poi controlla bene a fondo campo. Martin Cortés, che è rimasto a terra, ha subito un colpo da parte del numero 10 avversario. Vediamo se il numero 14 riuscirà a rientrare nella partita, sembra molto dolorante. 8 minuti e 24 alla fine del primo tempo. Sembra in grado di proseguire il numero 14 dell'Olympus, che penso però si andrà a sedere in panchina per dopo questo fallo. Infatti è così. Si riparte qui la pressione, quasi ruba palla Benete Montufo. Poi riparte la squadra di casa, 3 contro 2 possibile, va da solo il numero 4 che prova il tiro e c'è la parata di puro istinto da parte di Martino. Era stata Di Biasi Crosseta nell'occasione a tirare, tanto è rimasto a terra il numero 20 dell'Arcadia Bisceglie. Ha subito un pestone nell'occasione precedente e dunque si va a sedere in panchina, entra al suo posto il numero 11 Soldano. Cross direttamente toccato dalla difesa e dunque si riparte con Lisi, palla scaricata all'indietro, Delgado. De Biasi Crosseta va con l'esterno destro sull'esterno della rete. La Rossa, pressione altissima di Delgado, e qua con il petto anticipa il numero 2 che prova il tiro, scarica la botta che però colpisce una giocatrice del Bisceglie, dunque fallo laterale per la squadra di casa. Palla dietro, c'è spazio per De Biasi Crosseta che va con il tiro, legato in calcio d'angolo, prova adesso il forcing la squadra di casa. Lisi dal corner, il velo qui per De Biasi Crosseta che torna da Lisi. De Biasi Crosseta, Lisi prova un passaggio per Darocia che però non può arrivare. Lì sì, De Biasi Crosseta va con il destro che si spegne però sul fondo. Gomez Alves prova il tocco per una compagna, la palla finisce tra le mani di Giustiniani, poi Delgado. De Biasi Crosseta, Delgado, scambiano le due giocatrici, poi si va da Siclari. È tornato la formazione con cui era partito coach Dorto.
Monaco avanza, poi riceve da Capitan La Rossa. Vediamo se ci sarà uno squillo in zona offensiva da parte del Bisceglie. Ricordiamo, ancora a 0 punti fino a questo momento nella stagione regolare. De Bari prova ad andarsene, contrasto e palla che finisce fino al portiere Giustiniani. De Biasi Croseta con l'esterno Delgado, da Rocha. De Biasi Croseta. Delgado, De Biasi Croseta. Cerca una traccia in avanti. Poi Delgado controlla, non può tirare, torna indietro da Rocha. Delgado. De Biasi Croseta se ne va, va con il sinistro. Nessuno però in mezzo all'area a poter toccare quella palla verso la porta. Allora riparte il Bisceglie con Gomez Alves, fermata in fallo laterale. Ritmi che stanno nuovamente salendo in partita. Monaco riceve, spalla alla porta La Rossa. Non riesce a controllare, dunque riparte l'Olympus Roma con Delgado. Siclari. De Biasi Croseta. Delgado. Siclari. Numero 7. Torna dal numero 4. Che cerca una palla per Da Rocha, che va con il destro. Monaco tocca con la testa. La conclusione a giro del numero 30, dunque calcio d'angolo. Tatto, time out chiamato dai padroni di casa e dunque sospensione per il momento. Si riparte dunque dopo il time out quando mancano 5 minuti e 30 alla fine del primo tempo. Calcio d'angolo, il tocco sul secondo palo per il tiro al volo di De Biasi Croseta, alto sopra la traversa. Monaco, la pressione di Da Rocha, poi Gomez Alves, tocca per La Rossa e conquista rimessa laterale. Martino, Monaco, Gomez Alves, prova il tiro con il destro, colpisce con l'esterno del piede, dunque palla che si spegne sulla destra della porta. E alla sinistra ovviamente di Giustiniani. Siclari. Martin Cortés che è rientrata dopo il colpo ricevuto pochi minuti fa, dunque niente di preoccupante per il numero 14. De Biasi Croseta per Siclari, poi il tiro del numero 4 sulla traversa, la palla resta lì per Siclari che però non trova la porta. Da Rocha va con il destro un po' schiacciato, a destra è pressione della squadra di casa che vuole raddoppiare. De Biasi Croseta prova l'1-2, riceve, va con la punta del piede, bellissima però la giocata del numero 4.
Siclari, De Biasi, Crosetta, da Roscia. Protegge la rimessa laterale numero 4, poi la passa all'indietro per Siclari. De Biasi, Crosetta. Siclari, De Biasi, Crosetta. Siclari va da sola. Vorrebbe crossare, ma si porta direttamente la palla sul fondo. Con le mani Martino in avanti, la sponda di La Rossa non è precisa, allora arriva da Rocha. Martin Cortés per De Biasi, Crosetta, che è ovunque in questo primo tempo. Il numero 4 torna da Rocha. Prova il lancio in verticale che non si chiude, però adesso palla gestita orizzontalmente. Pressione alta del Bisceglie. De Biasi, Crosetta, Siclari, Martin Cortés, Siclari, Martin Cortés deve uscire e lo fa con la palla per Da Rocha, che poi col tacco gira per Siclari. Siclari, vediamo se prova il tiro, no, torna da De Biasi, Crosetta, poi Da Rocha si gira, va con il destro e trova il gol del 2-0. Dunque Olympus Roma che raddoppia con Dayan Da Rocha. Era nell'aria il gol dell'Olympus Roma, che stava spingendo dopo le occasioni di De Biasi, Crosetta, e la traversa dello stesso numero 4. Ha raddoppiato Da Rocha. Adesso cambi per la squadra di casa. Qui lancio lungo intanto direttamente tra le mani di Giustiniani. Martin Cortés. Sorvillo appena entrata. Lisi, è entrata anche lei, dunque doppio cambio per i padroni di casa. Lisi prova il lancio in mezzo per Martin Cortés, che però non può arrivare. 2:40 alla fine del primo tempo. È entrata anche Benete Montufo, uscita per un pestone in precedenza. Anche per lei nulla di preoccupante dunque. O qui palla in verticale. Soldano. Soldano dietro per il passaggio di Benete Montufo, che è costretta a ripartire. Monaco torna da Martino, che prova con l'esterno destro un lancio per Soldano, che però non può arrivare perché il tocco non è stato preciso nella circostanza. Sorvillo tiene palla. Lisi alza il pallone in profondità alla ricerca di Sorvillo. Poi la palla riconquistata, c'è la possibilità di un passaggio per Da Rocha. Poi Martin Cortés va col sinistro e con il piede dice no Martino. Come sta giocando però De Biasi, Crosetta, semplicemente perfetta in questi primi 18 minuti di gioco. Martin Cortés scambia con Lisi. Lisi va da sola, poi inciampa sul pallone, allora può ripartire la squadra ospite. Si ferma Soldano e vuole ripartire da Martino. Monaco, la pressione alta da parte di Esposito e Bellucci, scusate, il numero 23 dell'Olympus Roma. Poi Benete Montufo. Monaco, Benete Montufo. Tocco dove però non c'è nessuno. Tocco qui in avanti sulla destra per Bellucci, che trova Lisi. Lisi potrebbe tirare, non lo fa, torna indietro, quindi si riparte da Sorvillo. Bellucci trattenuta, dunque quarto fallo per il Bisceglie. Dal prossimo sarà tiro diretto.
Vediamo se andrà intanto il numero 3 al tiro. E cercherà un passaggio. Lì sì, apre sulla destra, poi palla direttamente sul fondo. 40 secondi alla fine del primo tempo, 2-0 per l'Olympus Roma. Bisceglie davvero poco pericoloso in questo primo tempo, mentre l'Olympus sta meritando il doppio vantaggio qui in spaccata. Bellucci direttamente in fallo laterale. Colpetto, intercetta Bellucci. Lì si accelera, passa sulla sinistra per Martin Cortés che va con il destro in due tempi. Martino, fallo qui di Martin Cortés su Benete Montufo. Palla per Soldano che però non può arrivare. Ci stiamo avviando alla fine del primo tempo. La gestisce infatti Martin Cortés. Lisi, nessuno va a fare pressione e dunque finisce qui il primo tempo, 2-0 per l'Olympus Roma. Ci rivedremo con il secondo tempo. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo. Ricordiamo, risultato sul 2-0 per l'Olympus Roma, doppietta di Darocha. Ovviamente a battere sarà la squadra di casa dopo che l'avvio di gara era stato dato dalla squadra ospite. Siclari e Darocha sul punto di battuta e si può cominciare. Siclari, De Biasi Croseta, poi Darocha, palla che viene gestita dal capitano La Rossa che rischia sulla pressione avversaria, poi riparte la squadra ospite. Il tocco di Benete Montufo però è leggermente lungo per Monaco, occasione qui di colpire per il Bisceglie. Impreciso però l'ultimo tocco del numero 20. Siclari, De Biasi Croseta, Delgado, De Biasi Croseta, vada su, la palla sul sinistro, prova una conclusione che però passa lontana dall'incrocio della porta avversaria. La palla rimanita pure in pallo, esce il portiere su Darocha e salva il risultato. Delgado, Siclari, De Biasi Croseta, Darocha, De Biasi Croseta con il sinistro, prova il tocco sotto porta ed è una palla deliziosa per Valentina Siclari che non deve far altro che buttarla dentro per il 3-0 dell'Olympus Roma. L'abbiamo detto e lo ripetiamo, il numero 4 dei padroni di casa è di un'altra categoria e lo sta dimostrando in questa partita, semplicemente devastante. Gomez Alves, Campana, Guerrero, Monaco, La Rossa, si fa rubare palle, allora riparte Darocha, un po' lunga la palla, si impegna il numero 30 ma non può tenerla in campo. Qui palla sbagliata su rimessa laterale, poi però non ha controllato De Biasi Croseta e allora riparte Campana Guerrero che si fa strappare la palla da Delgado. De Biasi Croseta, Darocha, Siclari,
De Biasi Crosetta. Il passaggio per Darocia. Nuovamente il numero 4. Prova l'uno contro uno. Poi riparte da Delgado. De Biasi Crosetta. Apre sulla destra per Darocia. Darocia va da sola. Prova il cross. La palla resta lì con la punta del piede. Prova il doppio. Il tocco De Biasi Crosetta, scusate. Palla che però non c'entra la porta avversaria. De Biasi Crosetta. Delgado. Siclari. Darocia. Arriva come un treno. De Biasi Crosetta. Poi lo scarico dietro, il tocco al volo di Delgado. Azione fantastica dell'Olympus Roma che sfiora il gol del 4-0. Rimessa laterale in zona offensiva per i padroni di casa. Delgado. De Biasi Crosetta. Delgado. Siclari. Qui intercetta una difesa avversaria. Poi Darocia. Vediamo se va da sola. Poi prova il lancio intercettato dalla Rossa. Allora riparte l'Arcadia Bisceglie. Tocco in avanti per Monaco che prova a girarsi, viene però pressata subito. Allora Siclari. E palla mantenuta ora dalla difesa che gira palla orizzontalmente. Siclari. Delgado. De Biasi Crosetta. Darocia. Poi tocca con il tacco. Vediamo se arriverà una reazione da parte delle ragazze di Coach Ventura. Gomez Alves. Campana Guerrero. Monaco. Campana Guerrero. La Rossa. Campana Guerrero. Monaco, pressata qui da Martin Cortés. Esce intanto De Biasi Crosetta. È stata proprio lei ad uscire per il numero 14. Darocia, autrice, scusate, di una doppietta. Qui rischia un po' sulla pressione avversaria. Siclari chiama sulla fascia Delgado che viene chiusa. Ottima azione qui sulla destra dell'Olympus Roma. Ottima però anche la difesa. Tiro di Delgado. Alto sopra la traversa. Gomez Alves, Campana Guerrero, La Rossa, Campana Guerrero, Monaco, palla dentro, che non arriva a Simona Porcelli, appena entrata col numero 21. Sorvillo, Martin Cortés, Lisi. Martin Cortés, Sorvillo, Lisi non tiene la palla in campo, è entrata anche Bellucci, dunque eccoli i quattro cambi di Coach D'Orto che fa riposare le giocatrici titolari. Qua il tiro di punta da parte di Gomez Alves è il primo squillo di questa ripresa da parte dell'Arcadia Bisceglie. Sorvillo, Lisi, Sorvillo. Lisi sale da sola, poi scarica sulla sinistra. Il tocco però di Martin Cortés non è preciso per il numero 3.
Si riparte da Martino. Tanto è entrata Benete Montufo per la squadra in completo rossonero. Ecco il numero 20 che gira per Scommegna, che però non controlla. Lisi qui non riesce a prendere palla, allora riparte il numero 20, Benete Montufo, Veronica, poi viene chiusa con un fallo e sarà dunque calcio di punizione per il Bisceglie e ammonizione. Benete Montufo sul punto di battuta. È il velo e lo schema dunque da parte del Bisceglie, però schema che non si chiude. Tocco di Gomez Alves non preciso nella circostanza. Sorvillo. Lisi. Palla qui scovellata sulla sinistra, cross in mezzo da parte di Sorvillo, poi riparte subito Benete Montufo, doppio passo, poi aspetta che arrivi una compagna in soccorso. Eccola Gomez Alves, numero 4, porta palla nella metà campo avversaria, poi scarica per Campana Guerrero. Riprende palla Martin Cortés, poi Esposito. Martin Cortés se la porta sul destro, prova il tiro ma con il piede, ottima la parata di Martino. Fallo qui intanto proprio di Martin Cortés su Gomez Alves. Benete Montufo prova con il sinistro. Guadagna un calcio d'angolo il numero 20. Riceve qui sul calcio d'angolo, poi deve tornare indietro dal proprio portiere Martino. Palla intercettata, poi Esposito con la punta e spazza direttamente out sul fondo la difesa della squadra di coach Ventura. Bellucci. Lisi. Sorvillo. Lascia per Lisi. Bellucci. Qui non arriva sul pallone Esposito. Come Salves. Porcelli per Benete Montufo che prova il tiro dalla distanza. Facile per Giustiniani, poi Bellucci riparte. Palla sul secondo palo, non arriva Siclari che ha sostituito Lisi. Martino. Gomez Alves. Martino con le mani verso Benete Montufo, circondata, tocco in avanti, prova lo sponda, l'attacco delle Bisceglie, poi Siclari riconquista palla contro il numero 20 avversario. Bellucci. Sorvillo. Bellucci. Pressione alta di Scommegna.
poi lancia in avanti per Sordillo, che apre per Bellucci e nuovamente scommegna a prendere palla e poi subisce il fallo da dietro di Esposito. È il terzo fallo della squadra di casa in questo secondo tempo, quando mancano 11 minuti alla fine della partita. Benete Montufo. Porcelli. Campana Guerrero. Benete Montufo. Pressione altissima qui dell'Olympus che prova il tiro con Bellucci, ma è miracoloso l'intervento di Martino. Poi torna indietro Esposito. Esposito, la palla dentro, scambiato con Sorvillo, non controlla però il numero 5. Benete Montufo va da sola con il destro, tiro cross ad un soffio dal palo destro difeso da Giustiniani. Porcelli, Campana Guerrero, Porcelli, Benete Montufo, palla girata sulla sinistra, poi si torna dal numero 21, adesso il mancino di Benete Montufo che va poi con il destro, il tiro facile, la presa di Giustiniani, però il numero 20 dell'Arcadia Bisceglie sta tentando di farsi vedere come ha fatto nel primo tempo. Cambio, intanto rientra Delgado e rientra anche la Rocha per l'Olympus. Delgado, Lisi, Siclari, Delgado, Siclari, Sorvillo, palla per da Rocha che però non può arrivare. Palla intercettata ora da Martin Cortés, è rientrata insieme a De Biasi Croseta, poi Delgado, quindi dentro la squadra che aveva iniziato la partita e che ha fatto davvero molto bene fino a questo momento. Martino rischia sulla pressione di Darocia, la palla rimane lì e la riprende il numero 22 che con le mani la dà a Benete Montufo, uno contro uno contro Darocia, torna indietro. Tocco poi con l'esterno destro, prova a prolungare Campana Guerrero. Martin Cortés. Delgado. De Biasi Croseta. Darocia. Prova da sola, subisce fallo e sarà quindi calcio di punizione diretto verso la porta. Minuti e 50 alla fine della partita. Vedremo chi sarà a tentare la conclusione. Tanto si prepara la barriera della squadra pugliese. Sul pallone Sorviglio e De Biasi Croseta. Parte De Biasi Croseta, è uno schema in realtà, dentro l'area di rigore, Sorvillo la porta sul destro, poi spazza direttamente in out, senza troppi fronzoli, da difesa delle rosso-nere. De Biasi Croseta, Delgado. Delgado.
palla dentro, gestita però bene da Martino, che poi però vorrebbe far ripartire Soldano. Si riparte da Roccia, la sponda, il tocco dentro di De Biasi Crosetta, che cercava proprio il numero 30, non arriva però all'appuntamento con la sfera. De Biasi Crosetta, tripling, va con il sinistro, il cross dentro, si gira da Roccia, altro miracolo da parte di Martino. Qui fallo da parte di Soldano, corpo a corpo con Delgado. Da Roccia, spalla alla porta, si gira, la porta sul sinistro, poi se la ritrova sul destro, tocca sul secondo palo, Delgado prova il tocco, ma la palla era uscita. Martin Cortés per il tiro con il sinistro da parte di Biasi Crosetta, che colpisce il palo. De Bari alza il pallone direttamente in fallo laterale. Delgado, da Roccia, prova a resistere ma viene circondata da due maglie avversarie e perde il pallone. Poi Delgado aspetta l'uscita di Salinetti, che intanto è entrata al posto di Giustiniani tra a difendere i pali della porta dell'Olympus Roma. Qui lo schema, puntato il tiro dal numero 21 Porcelli, poi riparte Delgado, eccolo qui il numero 2. Delgado con il cross in avanti per da Roccia. Porcelli, palla scaricata dietro, prende la palla Salinetti e riparte da De Biasi Crosetta. Delgado per Martin Cortés. Delgado apre per Martin Cortés, che va con il destro, facile la parata di Martino, che poi lancia lungo di testa anche De Biasi Crosetta. Veramente in tutti i fondamentali è semplicemente devastante il numero 4. 6:40 alla fine. De Bari, Gomez Alves, Soldano, chiusa in fallo laterale dal raddoppio di da Roccia. Delgado, Martin Cortés, De Biasi Crosetta, sinistro, destro, rientra, poi va da sola con il tacco, la lascia per Delgado. Martin Cortés, De Biasi Crosetta, da Roccia prova il tocco, poi la palla ritorna tra i piedi del numero 4, che sale da sola, se la porta sul destro, prova a battere il tocco dentro ed è un altro palo per i padroni di casa. Questa volta è stata Martin Cortés a sfiorare il gol del 4-0, che avrebbe chiuso la partita definitivamente. Martino, qua in pressione De Biasi Crosetta, il tiro di da Roccia, contrastata però dal numero 15 Scommegna. De Biasi Crosetta, esterno destro, la sponda per Delgado, che trova un altro tocco ma non la compagna. Allora riparte la squadra pugliese con De Bari in avanti. Intanto c'è stato un fallo e punizione dunque per l'Arcadia Bisceglie. Time out intanto chiamato, dunque interruzione di gioco. Ma non mancano 5:40, l'Olympus Roma è al quarto fallo commesso, dunque dal prossimo si andrà per i tiri liberi. Thank you.
si ritorna dunque in campo dopo la sospensione. Sul punto di battuta Gomez Alves. Vediamo se sarà un tiro in porta o se ci sarà uno schema per le compagne. Parte Gomez Alves. È uno schema, infatti, capisce tutto. Delgado che poi la passa in mezzo per Darocia che prova il tiro. La palla rimane lì e si salva ancora una volta l'Arcadia Bisceglie. Martin Cortés. De Biasi Croseta cerca una trama, un'idea per Darocia, non arriva sul pallone, poi una palla leggermente lunga di Gomez Alves per Soldano che non può arrivare, anzi era Scummegna, scusate, nella circostanza. Tanto è rientrata anche Benete Montufo. Martin Cortés. Darocia. De Biasi Croseta. Darocia. Martin Cortés. De Biasi Croseta. Darocia. Siclari, vediamo se proverà la palla in mezzo, la cerca. Infatti, verso Martin Cortés. Troppo arretrato però il tocco. Tanto cambiano i portieri, ovviamente ci sarà il portiere in avanti da questo momento per il Bisceglie, esce Martino. Ed entra Purcelli come portiere di movimento. Come Salves. Benete Montufo. Gomez Alves, Porcelli, Gomez Alves, numero 4, va sulla sinistra per De Bari, poi ritorna in possesso della sfera. De Bari, Gomez Alves, apre sulla sinistra per il tiro a giro di Benete Montufo che esce di un soffio, sfiora l'1-3, il numero 20. Siclari. Dribbling qua secco, viene trattenuto e dunque ci sarà fallo e ammonizione. Rientrato intanto Martino in porta, il portiere dell'Arcadia Bisceglie. Adesso calcio di punizione diretto per l'Olympus Roma. Quando mancano 4 minuti da giocare. Sul punto di battuta Martin Cortés. Vedremo se andrà a lei. Lascia lì la palla per il numero 4 De Biasi Croseta, che però non trova la realizzazione. Poi il possesso ritorna tra i piedi di Siclari e compagne. De Biasi Croseta. Siclari vince un rimpallo, poi subisce fallo, dunque altro calcio di punizione. Martin Cortés, palla sulla destra per Darocia che va col piattone. Come Salves, la mura. D-
da Roccia. Aspetta, De Biasi Crosetta che rientra sul sinistro. Una giocata deliziosa e trova il gol che chiude la partita. È 4-0 per l'Olympus Roma. Mancava solo il gol al numero 4, davvero perfetta in questa partita. In tutti i fondamentali, dentro ancora il portiere di movimento intanto. Per un Arcadia Bisceglie che ora non può riaprire questa partita quando mancano solo 3 minuti e mezzo alla fine. Il passivo è di 4-0 da recuperare. Vedremo però la reazione, se ci sarà, delle ragazze di Ventura. Qui c'è il tiro col sinistro da parte di Benete Montufo, ma il tiro è velleitario. Comunque il numero 20 delle pugliesi è l'unica che tenta di non arrendersi in questo finale. Ha tentato in tutti i modi di segnare in questa partita. Ora si accomoda in panchina e al suo posto entra Giuseppina Soldano. Gomez Alves. Porcelli, Gomez Alves, Porcelli va con il destro ribattuto, poi spazza Delgado. De Bari. Gomez Alves, De Bari, Gomez Alves, qui viene intercettato il pallone, prova il tiro a porta vuota, Cortés palla direttamente sul palo però. Gomez Alves va con la punta, facile la presa di Salinetti, poi la palla resta lì con il destro, va Porcelli, alza la traiettoria con la testa, Sorvillo in calcio d'angolo. 2.30 sul cronometro, 4-0 Olympus Roma. Qui palla gestita da Gomez Alves. Porcelli, Gomez Alves va con il destro, Delgado la stoppa, poi lancio lungo direttamente dove non c'è però nessuno. Ovviamente adesso la porta delle Bisceglie è scoperta con il portiere di movimento. Gariuolo, Porcelli, Gomez Alves, Porcelli, Gomez Alves non può prendere questa palla che finisce direttamente sull'atto. Vediamo se batterà veloce l'Olympus Roma e rientra in porta Martino. Siclari per De Biasi Crosetta, il numero 4 porta la sfera, poi torna da Delgado, Martin Cortés, Delgado, Martin Cortés, palla adesso gestita sulla linea difensiva, perde palla sulla pressione della squadra pugliese, poi la russa prova ad andare, subisce fallo, quindi calcio di punizione diretto perché è il quinto fallo della squadra di casa. Gomez Alves non tira, è uno schema per Porcelli, poi Gomez Alves va con il destro sporcato, calcio d'angolo per l'Arcadia Bisceglie. Gomez Alves, Porcelli dentro il tacco del numero 11, la conclusione di Gariuolo non entra però all'interno della porta avversaria. Delgado, poi da Roccia, De Biasi Crosetta, parte lei, salta un'avversaria, poi la da a da Roccia. Fischia fallo.
Palla adesso gestita sempre da Di Biasi Crosetta, che la gira per Daroccia, che prova la girata. 5 falli per entrambe le squadre intanto, quindi ogni fallo adesso sarà una punizione diretta, un calcio diretto. Gomez Alves, Soldano, Gomez Alves, Porcelli, Gomez Alves. Si torna dal numero 21, che apre sulla sinistra. Ottima la palla per il numero 17, che prova con la punta del piede, la ritrova lì. Gariuolo la lascia ora. Lo scarico, il tiro col piattone di Gomez Alves, che però non c'entra lo specchio della porta. Marcio con le mani di Salinetti, profondissimi per Daroccia che non ci arriva. Martino, Gomez Alves. Rientra ovviamente il portiere del momento. Qui la porta è vuota, il tiro di sinistra da parte di De Biasi Crosetta, che non entra però. Pressione alta, la parte vuota e arriva il 5-0 e la tripletta personale di Dayan Daroccia. Nove secondi alla fine della partita, 5-0 per l'Olympus Roma. Qui palla scodellata in avanti, direttamente sul fondo. Palla qui in profondità e finisce la partita. 5-0 per l'Olympus Roma, che dunque si conferma nelle zone alte della classifica. Per il Bisceglie invece arriva un'altra sconfitta e dunque la squadra pugliese è ancora ferma a 0 punti.